Confagricoltura Torino ed Istituto Dal Masso di Pianezza, con il contributo della Camera di Commercio di Torino, hanno realizzato per l'anno scolastico 2022-2023 un progetto di orientamento informato scuola-lavoro denominato Una bussola per il lavoro, con questi obiettivi: far conoscere agli studenti sul campo i cambiamenti tecnologici in atto nel mondo dell'agricoltura, indurre il mondo della scuola ad adottare un modello di apprendimento studio-lavoro finalizzato a migliorare la capacità degli studenti di imparare e imparare, instaurare un confronto diretto tra imprese agricole e studenti per una verifica concreta sul campo delle conoscenze apprese nelle aule. Oggi gli studenti dell'Istituto Dal Masso hanno visitato l'azienda agricola Bellotta Venaria Reale in provincia di Torino, un'azienda di 350 ettari specializzata nei settori zootecnico, cerealicolo, energetico e silvicoltura diffusa. Siamo sempre stati attenti ai temi di sostenibilità e ai temi di carattere ambientale, siamo anche sempre stati attenti al convinti del fatto che un'azienda agricola debba avere un ruolo anche nella formazione di quelli che si affacciano a questo mondo, ma anche nella divulgazione delle cose agricole ai cittadini normali. Quindi abbiamo sempre ospitato, per fare un po' di didattica, sia le scuole elementari che le scuole degli ordini professionali. Siamo molto convinti di fatto che la preparazione abbia un pezzo di aula, ma che poi quello che i ragazzi imparano in aula possa essere visto concretamente all'interno di un'azienda agricola. E quindi mettiamo a disposizione l'azienda stessa, il nostro know-how, le nostre conoscenze, per far vedere ai ragazzi quello che in concreto avviene all'interno di un'azienda agricola. Nella giornata divulgativa con le scuole oggi siamo stati nell'azienda La Bellotta. L'azienda La Bellotta è a Venaria, è un indirizzo produttivo cerealicolo e negli ultimi anni si è specializzata moltissimo nell'agroenergie. Tutta la produzione cerealicola viene destinata alla produzione di energia presso il proprio impianto di biogas. È un impianto innovativo e l'azienda rappresenta quello che è il classico esempio dell'economia circolare, dove tutto viene utilizzato e riutilizzato. Quello che è importante è il contesto in cui rappresenta l'azienda, perché viene valorizzata la sostenibilità, la biodiversità e tutto comprensorio vicino al Parco della Mandria. Ritengo che esperienze come quella odierna siano importanti per i ragazzi, perché permettono loro di conoscere delle realtà importanti sul territorio, prendendo anche consapevolezza di quello che è appunto la nostra realtà e approfondendo tematiche che vengono affrontate in classe. Ma un conto è affrontare le tematiche in classe osservandole sui libri, un conto poi andare in campo e vedere veramente la realtà delle cose. È stata un'esperienza questa giornata che ci ha permesso di vedere ciò che è un'alternativa all'inquinamento di oggi, quindi veramente tanto interessante, e soprattutto andare oltre quello che è lo studio dei libri scolastici, quindi vedere effettivamente dal vivo la realtà dei fatti. Ritengo che opportunità come quella di oggi siano molto importanti per noi studenti per conoscere realtà che molto spesso non sono molto approfondite. Soprattutto è un'opportunità per noi per imparare cose nuove e metterle in atto in un futuro che per noi è abbastanza prossimo. Mi ha impressionato molto la dimensione, prima di tutto, dell'impianto del biogas e anche l'utilizzo che si può fare, perché dal punto di vista ecologico è molto importante ed ha un impatto ambientale davvero, davvero basso, e quindi continuando così si può andare per una strada più pulita. Credo che l'esperienza di oggi sia stata molto importante e soprattutto formativa per noi studenti per conoscere un nuovo metodo di produrre energia che non comprenda l'utilizzo di combustibili fossili, ma che utilizzi le biomasse, quindi comunque energia pura e pulita. Oggi ho visto questi ragazzi in gita appunto qui alla nostra azienda agricola La Bellotta, abbastanza interessati sinceramente, perché comunque è un'azienda con un'elevata meccanizzazione, ma anche dal punto di vista agroenergetico. Noi siamo un'azienda agroenergetica, un impianto biogas, impianti fotovoltaico, e quindi li ho visti interessati in questo rinnovamento agricolo dal punto. E quindi io, essendo uno studente della loro scuola ai miei tempi, ho visto che comunque ci sono dei ragazzi che si continuano a interessare all'attività agricola di per sé.